Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Il decalogo anticaldo per proteggere gli anziani. Che cos'è la beta-talassemia? In Italia migliore aspettativa di vita ma scarsa assistenza. Il caldo è ormai arrivato e come ogni anno si rinnovano le raccomandazioni per proteggere i più fragili come bambini e anziani. I consigli sono sempre quelli di evitare di uscire nelle ore più calde, bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, evitando bevande gassate o alcoliche, consumare pasti leggeri e indossare abiti leggeri di colore chiaro. Bisogna aiutare i nostri nonni, ha detto Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani, evitiamo il bollettino di guerra a cui siamo tristemente abituati. La beta-talassemia è una malattia ereditaria che conta circa 7.000 pazienti in Italia. Ne abbiamo parlato con Gianluca Forni, direttore del reparto di microcitemia dell'ospedale Galliera di Genova. È una patologia congenita, la persona non riesce a produrre l'emoglobina, è la proteina deputata a portare l'ossigeno nei tessuti, negli organi. Quindi senza questa proteina si ha una gravissima anemia che se non curata portava a morte entro i 10 anni di vita. Negli ultimi anni un po' tutto è cambiato, da prima si è iniziato con le trasfusioni di sangue, quindi si è allungata già la vita dei pazienti, poi la trasfusione però porta ferro nell'organismo in quanto i globuli rossi che contengono ferro, il nostro organismo non è in grado di rimuovere il ferro in eccesso che diventa tossico e i pazienti andavano a morire di una causa da sovraccarico di ferro. Grazie alle terapie di chelazione, il termine chelazione vuol dire proprio rimozione del ferro, che sono instaurate a iniziare da metà degli anni 70, i pazienti ora non hanno più limiti di sopravvivenza. È diventata una malattia a prognosi aperta, con fasce di età, ormai pazienti che stanno superando i 60 anni, la sesta decade, cosa che non è del tutto inaspettata. L'Italia si aggiudica il primo posto per aspettativa di vita pari a 83 anni e per anni vissuti in salute 72 in media. Sono i risultati del documento Il Servizio Sanitario Nazionale compie 45 anni realizzato dal Senato che ha messo a confronto i numeri di 8 paesi diversi. Se abbiamo il primato per aspettativa di vita e di salute, occupiamo però gli ultimi posti della classifica per l'assistenza che offriamo agli anziani. Abbiamo infatti la più bassa disponibilità di strutture residenziali destinate agli over 65, con appena 19 posti per 1.000 pazienti. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni, hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06-6227-4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.